Il corpo di Giuseppe Dossetti è sepolto qui, in questo piccolo cimitero, a Casaglia di Montesole. Alla morte di Don Giuseppe, il 15 dicembre 1996, erano oltre 50 anni che nessuno vi veniva sepolto. In questo piccolo cimitero, nel settembre del 1944, i nazifascisti massacrano una 80ina di persone, in gran parte donne e bambini. I segni dei proiettili si vedono ancora sopra le croci di ferro. Ma ci furono altri morti, tanti altri, fino a che i pochi sopravvissuti non abbandonarono le loro case. Ecco perché questo piccolo cimitero non era stato più utilizzato. La follia di quegli anni ha spazzato via un'intera comunità. Resta il ricordo di quei giorni, inciso sulla pietra, a testimoniare la tragedia che noi uomini siamo capaci di creare. E Dossetti resta qui, insieme a loro, a supplicare un silenzio che sia profonda consapevolezza e una preghiera che sia un continuo interrogarsi. Silenzio e preghiera per i morti e soprattutto per i vivi che sono e che saranno. Dossetti è stato appunto un grande leader carismatico religioso, il quale ha avuto alcune grandi intuizioni in anticipo sui tempi. La prima grande intuizione era la possibilità di inventarsi un sistema costituzionale democratico di tipo diverso rispetto a quella che era la tradizione occidentale. La Costituzione non è solamente un testo giuridico, la Costituzione è un grande testo di antropologia sociale. Dossetti è stato un uomo che ha intuito il fatto che la forma storica assunta dal cristianesimo, diciamo dalla reazione antirivoluzionaria, antirivoluzione francese in avanti, era una cosa che doveva morire. Un giorno ebbe a dire: se non eravamo in grado di essere dei bravi cristiani, almeno fossimo stati dei bravi cittadini. Ma questo chi l'ha detto? Dice: nessuno. Nessuno l'ha detto. E il terzo punto è che Dossetti è stata la testimonianza di un uomo che vive la passione della sfida del tempo. Una grande capacità di distinguere ciò che è veramente fondamentale da tutto ciò che invece è relativo, può essere discusso. Ecco, io credo che da questo punto di vista rimarrà sempre una grande figura di fascino, è una figura che deve essere studiata all'interno, ripeto, di questa immagine, che non è né quella del filosofo, né quella del pensatore, né quella dell'uomo politico, ma è quella dell'uomo che si mette in gioco di fronte alla sfida del proprio tempo e su tavoli diversi, come gli succede. Possono essere quelli della politica, possono essere quelli della Chiesa, possono essere quelli dell'esperienza monastica, possono essere quelli anche di una certa leadership dell'opinione pubblica.